Parliamo spesso della famiglia reale e delle regole che devono sopportare, ma qualcuno ha mai pensato alle loro guardie? Tipo quelle più famose a Buckingham Palace. Ok, magari non ho parlato così tanto della famiglia reale, perché ormai di video ce ne sono mille in giro. E notando invece che sulle guardie reali non c'era poi granché in giro, ho deciso di cercare e trovare un paio di informazioni sulle regole severe, a dir poco, che anche loro devono seguire. Regole che risponderanno anche a molte domande poste da persone in tutto il mondo. Perché ammettiamolo, almeno una volta nella vita ci siamo svegliati, spazzolati i denti e chiesti come mai avessero quel coso lunghissimo in testa. O portassero sempre quei bruttissimi pantaloni neri. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati cominciamo. Sorriso. Non devono assolutamente essere beccati a sorridere da nessuno. A noi potrà anche sembrare una sfida volerli far fare un sorriso, ma per loro può essere il biglietto d'addio da questo è un fantastico lavoro, credo. Ci sono alcuni video di persone che riescono a strappargli un sorriso, ma queste persone non si rendono conto che al primo richiamo vengono multati, con una bella bolletta da 100 a 400 pound. Con più richiami le cose sono diverse, potrebbero anche essere licenziati. Non importa quale sia la situazione, anche se un loro compagno ha fatto delle figuracce, come in questo caso. Non possono nemmeno accennare un sorriso, devono rimanere seri per incutere timore e tenere lontani i più simpaticoni, facendoli così capire che non sono loro amici. In effetti, quando ero andato in Inghilterra facevano davvero paura a volte, senza mostrare il minimo sentimento in quelle ore di lavoro intense. Parole, parole. Ricordatevi una cosa. Le guardie della regina durante l'orario lavorativo non sono amici di nessuno e nemici di chiunque attenti alla vita dei cittadini del Regno Unito e alla famiglia reale. Per questo motivo loro non possono parlare e quasi tutte le guardie rispettano questa regola al 100%. Forse io avrei perso il lavoro dopo poche ore. Ma nonostante ciò possono urlare avvertimenti a chiunque tenti di entrare in contatto con loro o in una zona in cui non è permesso mettere un piede. Tempo fa era diventato virale un video in cui una è stata toccata da un turista senza permesso e gli ha detto di allontanarsi subito utilizzando anche la sua arma, quindi di poche parole ma intense e decise. Get back from the Queen's Guard! Get back from the Queen's Guard! Soltanto a fine turno possono tirare un sospiro di sollievo, o quando gli è richiesto fare rapporto o altro dai superiori, o comunque durante il cambio per comunicare eventuali problemi al collega. Guardie o soldati? Beh, per diventare una guardia reale bisogna fare un paio di cose. Prima di tutto è obbligatorio essere soldati, anzi sono proprio soldati mandati a proteggere direttamente la regina. Sono tre i reggimenti più famosi di questa unità, in totale invece sono cinque. Sono anche dette guardie appiedate, visto che non utilizzano nessun tipo di veicolo meccanico o animale tipo cavalli. Per riconoscerli facilmente basta vedere l'allineamento dei bottoni sulla divisa. I primi, chiamati Coldstream Guards, hanno i bottoni accoppiati due a due. Poi i granatieri della guardia, che servono da più tempo la corona, hanno i bottoni singoli, mentre le guardie scozzesi hanno i bottoni accoppiati 3 a 3. Durante le parate servono anche in posizioni diverse in base all'importanza e in base a quanto tempo hanno servito la corona. Quindi, come detto prima, i granatieri sono i primi. La seconda cosa necessaria per diventare guardia è superare un test scritto da circa 30 minuti. Beh, quello fisico si fa direttamente da soldati, quindi non lo considero. Questo test serve a comprendere le capacità analitiche e di adattamento alle situazioni più critiche. Se succede qualcosa e non sanno reagire come si deve, anche con la mente, la situazione potrebbe davvero degenerare in poco tempo. Insomma, in poche parole, bisogna essere svegli. Come cadere? Sembra una crudeltà, ma durante le 24 o 48 ore di servizio le guardie devono essere sempre pronte e vigili, e se devono cadere perché sono stanche non devono dare nell'occhio. E i colleghi non possono soccorrere il caduto. Sembra una frase un po' strana e da Transformers, ma in effetti non sapevo in che modo scriverlo, quindi cercherò di spiegarmi meglio. In un video in rete si poteva notare una povera guardia durante una parata, credo, o altro, che è svenuta all'improvviso, ma sempre nella stessa posizione. Questa è un'altra regola assurda, anche se stanno per cadere non possono farlo in posizioni strane, devono rimanere così come sono. Lo so, è davvero assurdo. Come stavo dicendo prima, le altre guardie erano rimaste a guardare il loro collega a terra, ma non perché non hanno umanità, bensì per non essere licenziati. E cose del genere capitano più volte.
E piccola pausa quiz. Chi sa dirmi a che cosa si riferisce questa serie di emoji? Rispondete se volete sotto a un commento che metterò in primo piano con scritto quiz e andiamo avanti. Pantaloni. Il motivo di quei pantaloni così leggeri e poco resistenti, ma di un colore nero morto, è presto detto. Tutto ciò è perché non possono andare in bagno. Cosa c'entra? Fare questo lavoro richiede davvero tutto, ma proprio tutto. Anche le loro feci e la loro pipì, se necessario. Non hanno nemmeno una pausa pipì da contratto, esatto! Mentre nel resto del mondo gli operai sono costretti a farsela addosso anche se non c'è scritto da nessuna parte che non possono andare in bagno, le guardie reali hanno delle clausole alquanto assurde e difficili da rispettare. I pantaloni sembra siano neri per non mostrare segni quando una di loro se la fa addosso. O almeno è ciò che è stato scritto su Reddit da una guardia anonima. Prendetela con le pinze, ma dopo aver sentito di una che se l'era fatta addosso davanti a migliaia di spettatori durante una parata, penso possa essere più vera che mai questa cosa. E anche in questo caso succede spesso che si pisci in piedi. O peggio. Peccato che quando lo facevo io da piccolo mi sgridavano. Se l'avessi saputo prima avrei continuato ad allenarmi in questo modo per diventare una guardia reale. Copricapo. Il copricapo gigante da più di 40 cm fatto con pelle di orso vera ha un suo perché. Non tutte le guardie lo indossano, ma principalmente sono quelle a guardia della regina e di Buckingham Palace a portarlo perché devono intimidire le persone. In effetti è bello grosso e avvicinarsi fa sentire ogni persona piccola. È obbligatorio tenerlo su senza mai farlo cadere o rovinarlo in alcun modo. E non bisogna permettere a qualcuno di toccarlo. Possono anche usare la forza se necessario per impedire ai turisti di sfiorarlo. Non so quanto pesi di preciso, ma penso che una pelliccia del genere in estate sia devastante da portare. Io sudo solo con i miei capelli, non immagino loro. La vita fuori. Come ormai avrete capito, la serietà è il loro punto forte. Non possono in alcun modo far vergognare la famiglia reale ed essere sempre e costantemente seri. Meglio non uscirci per un aperitivo, eh. E non scherzo. Anche nella vita di tutti i giorni fuori dall'orario di lavoro devono mantenere un certo contegno. Niente gli vieta di uscire e ballare o farsi una bevuta, ma deve sempre essere qualcosa che non si fa notare troppo. Nessuno può filmare una guardia fuori servizio che magari sta facendo oscenità indescrivibili. Ne andrebbe della reputazione della regina e i suoi compari. Diciamo che è come essere parte della famiglia. La vostra vita sarà segnata fino alla pensione, niente più bevute estreme o scandali di nessun genere. Mai muoversi. Ok, magari questa cosa la sapevate, ma ci sono piccole clausole che sicuramente non avete mai sentito. Una cosa che i turisti cercano di fare quando beccano una guardia è di farla muovere, in qualche modo, ma io eviterei assolutamente. Prima di tutto perché se vengono toccati, come detto prima, possono ricorrere alle urla intimidatorie e addirittura minacciare con il fucile. Fortunatamente la polizia allontana sempre in tempo le persone, senza far andare la guardia oltre le urla. Forse non ci crederete, ma possono anche tirare un pugno nel caso il turista esageri. Un'altra piccola clausoletta che non in tanti sanno è il perché si muovano. Ehi, vi sarete chiesti almeno una volta nella vita come mai ogni tot di tempo comincino a marciare in quel modo, anche abbastanza inquietante, oltre che robotico. Lo fanno per sgranchirsi. Semplice, no? Ogni 10 minuti per contratto possono marciare, ma devono farlo in quel modo, per avere un movimento, ecco, più efficiente possibile. Un'ultima cosa sono le scarpe, più larghe che indossano. Una regola da rispettare senza discutere è indossare stivali più larghi possibili, per permettere alle dita di muoversi e far fare stretching pure a loro, poverine. Vietato uccidere. Ok, se siete tra i burloni che prendono in giro le guardie, potete stare tranquilli almeno su una cosa, non possono uccidere nessuno. Magari vi beccherete qualche botta se esagerate o dalla polizia o dalla guardia direttamente, ma almeno la vostra vita sarà salva. La cosa incredibile è che non possono uccidere nemmeno i criminali. Ci sono apposta i poliziotti speciali all'interno del palazzo. Se proprio la situazione degenera troppo, possono ricorrere alle armi. E posso capirli in quel caso, se nemmeno la polizia o altri riescono a bloccare, che ne so, un attentatore, bisogna utilizzare ogni mezzo possibile per proteggere i cittadini e la famiglia reale. E ricordiamoci che sono soldati addestrati e qualificati, con anni di esperienza alle spalle. Non potrebbero mancare un bersaglio nemmeno a pagamento. Però c'è una domanda che mi è rimasta in testa. Ma possono colpire qualcuno alle braccia o alle gambe o parti non letali del corpo? In teoria non morirà quella persona, però soffrirà un bel po'. E c'è anche un altro piccolo dettaglio che gira su internet. Anzi, una leggenda a quanto pare. Sembra le loro armi in realtà non siano nemmeno cariche. Segreti.
Ultima cosa, ma non meno importante, è la riservatezza. Anche se tornano a casa dai loro cari o dagli amici, non possono rivelare troppe cose sulla famiglia reale e sul loro lavoro. Alcuni non capiscono la gravità della situazione e chiedono apertamente a queste persone della loro vita con la famiglia reale e del loro lavoro. Possono magari rivelare cose già sentite e viste, ma niente di più personale. Tipo se hanno mai parlato con la regina Elisabetta, o se hanno sentito pettegolezzi, o mostrare documenti privati. Gli scandali non devono uscire. Il motivo mi sembra fin troppo ovvio, quindi faccio senza andare oltre con questo discorso. E per oggi concludiamo qua. Mettere un cappello gigante, non parlare o sorridere, nemmeno andare in bagno. Queste regole mi stancano soltanto a sentirle. E voi? Fatemelo sapere nei commenti e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.